a tutti, io sono Valerio. Io sono Lisa. Noi siamo Weedy, voi siete Weeders ed oggi siamo tornati in un nuovo video. Come vedete siamo nel parco e la mia cuginetta. Pochi di voi credo avranno capito, però è molto carino. È la nostra zona segreta in realtà questa. Cioè noi qua dobbiamo fare qualcosa, veniamo sempre qui perché è spettacolare. Cioè ha tutte queste colline, non lo so, sembra finto. E siamo qui perché tra poco andremo a bussare a Manu, la sua cuginetta. Ma prima di fare ciò vogliamo spiegarvi lo scherzo che abbiamo in mente di fare. Praticamente ci odierà, cioè abbiamo anche portato il treppiede perché teoricamente oggi dobbiamo fare TikTok con lei, ma non è vero, cioè forse li faremo più tardi. Principalmente però dobbiamo fare uno scherzo. Prima di spiegarvi lo scherzo dobbiamo farvi una premessa, ovvero che né io né Luisa fumiamo, siamo contro queste cose, siamo contro il tabacco e quindi in generale non fumate, fa male anche IQOS, Juul. Quindi niente, non fumate. E lo scherzo che faremo oggi, dato che anche mia cugina è piccolina ed è contro il fumo perché sa quali sono i suoi rischi, noi le faremo lo scherzo, ovvero mi farò beccare mentre sto fumando da lei. Io ovviamente non fumo, quindi farò finta, non aspirerò neanche. Ma per rendere lo scherzo a livello ancora più alto abbiamo deciso di non farlo con una semplice sigaretta o con un IQOS o qualsiasi cosa, ma abbiamo comprato appositamente delle cartine lunghe che vengono utilizzate solitamente per fare non drum di tabacco piccolini, ma per fare le voi sapete cosa. Ovviamente noi non abbiamo alcun tipo di sostanza, cioè abbiamo semplicemente del tabacco e le cartine lunghe e dei filtri. E io non so neanche chiudere, quindi niente, adesso apriamo qualche video su YouTube, cerchiamo di chiudere alla meno peggio. Mi farò trovare da lei mentre la fumo per vedere la sua reazione. Tutto ciò sarà fatto con il mio aiuto, infatti io in qualche modo, che dobbiamo ancora pensare, cercherò di portare lei alla macchina dove lui starà compiendo l'azione. Questi sono gli elementi che ci serviranno per il nostro video. Abbiamo qui queste che sono delle cartine lunghe, di solito per fare i drummini si usano le cartine più corte. E poi qui abbiamo il tabacco e dei filtri che Vale sta facendo. Si fa così, non lo so. E vabbè, ci proviamo. Vabbè. Comunque, tanto non dovrà venire decente perché tu non dovrai aspirare né nulla. L'unica cosa dovrà essere credibile il tutto, quindi devi cercare di rendere questa cartina. Ma lei capirà una... che questo, credo di sì, cioè... Considerato i video trap che girano, stesso lei mi fece vedere un video di Rondo dove c'erano dei cosi così grossi, quindi okay, non penso quindi che... Quindi dici che lo capisce, non sì, penso che è una semplice sigaretta. Allora, vediamo le tue skill, vediamo se sei capace. Aiuto. Bene, okay, insomma. Ok, Weeders ha messo un paio di video, però non so se mi ricordo tutto quanto proprio di come si faccia. Io non ci provo neanche perché sono impedita. Ecco il prodotto finale, diciamo che non è molto bello, però insomma... Ci sono riuscito, dai, come ci non siamo. È molto bello? Secondo me... È enorme, è gigante. Vabbè. Però si vede che è tutto tabacco. Vabbè, no, in realtà io manco, cioè, se tu non me lo dicessi non lo capirei, quindi ci sta. Ok, vai, ci siamo. Adesso Vale si andrà a posizionare in macchina e io con una scusa porterò Manu da lui. Luisa, mi sono appena accorto, non abbiamo un accendino. Ma sei un cretino, mi hai comprato tutto il tabacco, ti sei dimenticato l'accendino, corri a comprarlo. Ne hai uno, no, ovviamente. No, beh, corri a comprarlo, perdo tempo con lei, vai, dai. Vabbè, tu vuoi iniziare ad andare da lei, ci vediamo sì. Tra un quarto d'ora alla mia macchina. Va bene, ciao. Ma guardate con chi sono a fare una passeggiatina nel nostro posto preferito. C'è Manu con me e ci sono solo io per ora, ma tra poco ci raggiungerà anche Vale. E in teoria lui dovrebbe stare arrivando nel parco, ma insomma lo aspettiamo. E nel frattempo che dici, ce lo facciamo in diretto? Sì. Secondo me è meglio che andiamo pure nel lato dove sta il parcheggio, perché fa troppo caldo e lascia un po' d'ombra. Ci sta un sacco, comunque guardate quanto è figa con questo toppino tutto mare. Cioè ormai l'estate, raga, è arrivata. E quindi noi dobbiamo anche adattarci con uno stile stratosferico come ce l'ha sempre lei. L'ultimo video che abbiamo fatto insieme... Mamma mia, ti ricordi che freddo sì. Che faceva? Terribile, invece mo finalmente un po' di caldo. Ok, Weeders, lui si mi ha insultato, secondo me non l'ho chiusa così malissimo, cioè si può fare. Comunque niente, ho comprato l'accendino, sto qui chiuso in macchina. Luisa non so che fine abbia fatto, mi ha detto vediamoci qui tra 15 minuti, io sono qui da più di 15 minuti. E Luisa non c'è, sarà prendendo tempo con Manu, non lo so. E niente, io aspetto qui, quando le vedo in lontananza lo accendo e vabbè, ci vediamo tra poco. Qual è la macchina di Vale? Sì, è la macchina di Vale. Vado a salutare, forse è già arrivato. No, non è possibile. Vai a vedere, forse è già arrivato. Vieni, Vale. Ma è una sigaretta. È una sigaretta? Ciao, Vale. Sì. Sta a posto? Tutto bene, sì. Cosa è a terra? Andiamo. Vale, ma che è a terra? Ma dove? Le scarpe. Là. E che è sta cosa? È tua? Non so. No, non è mia. Dai, andiamo, questa è Manu. Tutto bene? È sicuro che non è tua? Prima ho visto che fumavi qualcosa. È
Ti ha visto Manu? Valerio, che stai fumando? Mi hai visto che la stavo fumando? Sì. Ma sei sicura? Sì. Manu, pure io l'ho visto. Vabbè, ma a me quella Manu non sembra una sigaretta, mi sembra qualcos'altro. Vabbè, a questo punto lui glielo dico a Manu. Manu, te lo devo dire, Luisa già lo sa, vieni, ti racconto un po'. A questo punto ti dispiace se me l'accendo? No. Non ti dispiace? No, no, scherzavo. Posso? Sì, ovvio. Ma perché non posso? Perché ti uccide, forse? Fa male. Ma Manu, sono grande, cioè, lo so che fa male, però se mi voglio fare una canna la faccio, nel senso. Ma pure se avessi 10 anni ti fa comunque male. Infatti, Valerio, lo so, nel senso, mi rendo conto, però voglio fare lo stesso. Spegnila! Valerio, no, spegnila! Ma sei scemo! Valerio, davanti a lei, fumi! No, ma tu lo sai benissimo, devi fare la parte davanti a lei che si è arrabbiata. Io lo so benissimo, ma spegni quella cosa! Spegni quella schifezza, Valerio! Anche lui se ogni tanto comunque fa qualche tiro con me. Ma sto facendo la parte, ma anche lei fa così. Lui sei ridicola. Ma stai scherzando? Io. Spero che tu sia ironico, Valerio. La vuoi spegnere? Ah, guarda, non riesco anche a respirare, spegnila. Tu non devi fumare se sei piccola, io sono più grande. Non c'entra niente, comunque ti fa male. Me l'hai fatta cadere? Brava, bravissima, hai fatto bene. Ma lo sai quanto costa una cosa del genere? Quanto può costare? Quanto la tua salute? Luisa, ma tu lo sai benissimo, perché devi fare la parte? Ya, cerca di farla capire che non è così grave quello che ho fatto. Valerio, ma stai scherzando? Guarda qua, guarda sto schifo che tenevi, ma hai fatto benissimo a buttarglielo. Ma questo è scemo, ma è scemo proprio. Valerio, ma tutto a posto, ma vorresti fare l'arrabbiato con noi? Cioè, tu vuoi morire e tu vuoi arrabbiarti con noi? Ma certo che è normale, ti vuole salvare la vita. E tua cugina dovresti apprezzare il fatto che lei ti voglia salvare. Non capisco se fa bene o male, sono stressato. Non capisci niente tu, perché altrimenti non la fumavi. Quindi tu non capisci proprio niente. Bisogna me lo dici di mano, cioè sei una bambina. Lei è una bambina che capisce più di te, ha 9 anni ed è più matura di te, come la mettiamo? Cioè, tu sei un incoerente. Valeria, tu sei un incoerente, ma che fai? Ma poi puoi fumare davanti a lei in modo che aspira passivamente quello che ti fumi? Non è una sigaretta, cioè. Ma tu hai capito che è droga? Cioè, non è droga. È droga, sono droghe leggere. Ma vogliamo. Cioè, vale, sei una delusione. Ammo, che vogliamo fare? Lascialo stare, lui è stupido, cioè non. Non ci pensare, fa queste cose, ma a volte neanche ci pensa. Sono sicura che cambierà idea. Cioè. Dai, cucciola. Ci vogliamo andare a distrarre e fare qualcosa? Vogliamo andare a fare un giro? Dai, vieni. Andiamo da Vale. Sì, però i genitori lo fanno. I genitori? Non lo so, secondo me manco loro lo dice. Conoscendolo. Anche perché se lo sapessero non penso che glielo consentirebbero. Andiamo, dai, andiamo a recuperarlo. Dobbiamo farlo ragionare perché così lui può morire. Noi adesso ce ne stiamo rientrando a casa e Vale l'abbiamo lasciato lì. Lui è stato abbastanza stupido in quello che ha detto, non penso che lo pensasse. Però Manu, secondo me non era vero. Non lo so, girati un po'. Prank, è uno scherzo. No, ma io ti ho visto che la fumavi. Che cos'era un po' colpito? Ma non stavo aspirando. Non l'ho fatto entrare nei polmoni. Ha tenuto solo il fumo in bocca e poi l'ha fatto uscire, capi? Non l'ha aspirato nei polmoni. Dai, abbraccino. Dai, un abbraccino. No. Ok, Withers, il video di oggi finisce qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Ma non mi ha perdonato. Secondo me è fin troppo buona, però devo dire la verità che questo è uscito proprio bene. Macchina ha reso tutto molto più realistico. Più reale. Cioè, a una certa ci stavo credendo anche io. Sì, Tanto io lo sapevo, però nel senso mi a me non è piaciuta la tua parte, non è piaciuta. Spero tantissimo che questo video sia piaciuto. Consigliateci altri scherzi da farle nei nostri Instagram. Niente, il video spero vi sia piaciuto. Se volete essere stati alla fine del prossimo video, seguite queste regole, trovate anche sotto il primo commento. Sono tra voi, sono stati incredibili. Quindi salutiamo Antonella Russo, ciao Anto. Emma7703, ciao Emma. Cioè, e infine salutiamo Laura Gerbino, ciao Laura. Grazie mille a tutti, siete stati bravissimi. Ricordiamo che anche voi vorrete essere salutati in un prossimo video che è facilissimo. Basta seguire queste regole qui, iniziate subito lasciando un bel mi piace sotto questo video e iscrivetevi al canale perché è facilissimo. Basta cliccare in questo pallino, vedete, questi due video sono stra mega fighi. Al prossimo video.